Bella ragazzi, qui è Giacomo e oggi siamo in un nuovo episodio della serie di Real Racing 3. Ci eravamo lasciati in questa maniera qua, sulla Purstaken Challenge. Avevamo questa macchinina molto carina, forse può essere, non lo so, e dovevamo iniziarla. Scusate se in anticipo se ogni tanto starnutirò, tirerò su col naso, ma ho un raffreddore immenso e non sapete quanto fastidio mi dà il più alto sollo. Io sono stato tutta la notte a editare un video e guardate, è una cosa pazzesca. Siamo nel circuito di Suzuka e ovviamente le impostazioni di guida sono sempre le stesse. E allora adesso partiamo. Sono in 10. Siamo in 10. Adesso vai, supera questo, su, dai, questi colori proprio fanno cagare. Dovrò cambiare il colore perché guardate, è una cosa oscena, non mi piace per niente. Magari la farò ad esempio blu, può essere. Fai la curva stretta, fa sta qua che tanto non succede niente. Gira bene, benissimo. No. Dai, supera quello, superalo quello veloce. Tu cosa freni, coglione di merda? Cosa freni? Che non bisogna frenare, vai dritto. Spacca tutto. Qua c'è una curva a destra e puoi fare in modo veloce, tanto qua non te lo prende nessuno, poi qua devi frenare. Qua devi frenare, prendere bella. Sì, mi piace. Bella, vai così. Vai, gira veloce, questa è una curva molto veloce, c'è un rettilineo, un'altra curva veloce ancora, poi qui in fondo bisogna frenare, infatti ho frenato troppo tardi e qua mi inculano a sangue. Vai, grande, sì, ce l'abbiamo fatta lo stesso, anche se abbiamo avuto fortuna. Abbiamo vinto la gara, abbiamo subito un po' di danni alla macchina, ma noi non saremo qua a ripararla probabilmente. Come vedete sono già a livello 17 e ho tanti RS e tanti caschi perché ho completato degli obiettivi per una macchina da prendere, ma non sono riuscito a prenderla perché non sono riuscito a finire in tempo per motivi di salute. E quindi siamo andati avanti, comunque vincevo 50.000 RS a obiettivo sbloccato, quindi capite bene che abbiamo ottenuto anche questo bonus, perfetto. E ci ritroviamo in pista con questa qua, l'auto Velox. Andiamo a personalizzarla perché voglio abbassare l'altezza di guida, se abbassa dietro abbassa avanti, perfetto. Ma al minimo, perfetto. La verniciatura voglio cambiare. Questa com'è? Questa verde. Mi ispira verde. E quelle opache? No, voglio questa qua verde fino. Il vinili forme? No, non voglio, no. Ho il cerchioni classico, come sono, così, no, così, no, lasciamo lì normali, perfetto, e andiamo a farci questa gara. Indianapolis Motor Speedway Auto Velox, devo superare i 106,2 migliorare, quindi arriviamo a 200 km passa. Ma noi ce la possiamo fare, sì. Questa macchina supera anche i 140 miglia orarie. Curva di cacca.
Dai, 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 accelera, accelera. Ciao. Superata di un bel pezzo, 106. Siamo arrivati addirittura a 109,40, 10. 109,10, perfetto, perfetto. Sono 3, 2, 1. Scusate, ma questo raffreddore mi sale. Quindi noi adesso ci andiamo a fare un'altra gara. Andiamo a farsi la garetta. Voglio fare la coppa con questa. Che cavolo, corri a traguardo, dai. Sono 1, 2, sì, dai, siamo una decina, 13, 14, buona roba del genere. Io sono parto sempre da ultimo, ovviamente. Spero che sia più di un giro, un solo giro, che palle. Vai, vai. Via. 16. Ma noi la prima curva saremo già qua 13 dodicesimi. No, dai, tredicesimi. Anche sì, ciao. Ciao, Fiori. Mi superati tutti alla curva praticamente. Vai, 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 via tu. Muori crepato. Bravo. No, ti sta bene. Vai così, vai, vai, vai. Via, spostati, giapponese. Spostati giapponese. Vai, 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 vai. Vai, alla, in mezzo. Vai, togliti dalle scatole, togliti. Saranno tutte gare in solitario queste. Uno che qua adesso non sbaglio a fare la curva. Ah, perfetto, ce l'avevo messo anche in curva per l'altra curva. Quindi perfetto. Perfetto, perfetto, così va benissimo. Curva verso il passo. Super sgommata del cavolo. Curva gomito, frena. Non frenare, vai dritto, vai così. Vai così, grandissimo. Vai così, frena, frena, frena. No, 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 no,
distacco, e così, bella curva, così, vai così, vai sul cordolo, bellissima questa, bella, bella, mi piace, mi piace. Così, vai così, vai così, vai così, vai così, vai così. Vai così, bella ancora così. Curva stupenda. Siamo arrivati al traguardo, gira sgommatona, così. Curva stupenda anche di qua, vai, vai così, vai così. Vai, grande! Vai, 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 dai, dai, arriviamo a 250. Perfetto. Il tempo 250 e 611. Dobbiamo arrivare al livello 18 in questo episodio. La macchina è sempre in buono stato, ma non facciamo la manutenzione, la facciamo alla fine dell'episodio. E quindi ho vinto la coppa in testa a testa, una sfida a tempo, 4.000 di bonus, perfetto.
Siamo anche vicino a 1 milione di RS, quindi siamo messi benissimo. Facciamo questa autocross e vediamo se... Allora, ok. No, dai, non ingaggiamo. Corri contro il cronometro in un impegnativo settore di pista. Ma sì, noi siamo forti, riusciamo a farcela, sì, dai. Bella macchina, bella carina. Dai, vai, vai, vai. Accelera, 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 accelera. Dai. So che ce la puoi fare in meno di 34 secondi. Vai. Dov'è il point? Sì, dai, ce la facciamo. Quattro secondi in meno. Perfetto. Dai, siamo riusciti ad arrivare al livello 18, perfetto. 10 caschi, siamo messi benissimo. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Non serve neanche la manutenzione, quindi non la facciamo. Ci andiamo a fare. Blocca il pacchetto di striscia al garage. Vediamo cos'è che era quell'obiettivo. Facciamo anche un'altra coppa. Sì, dai. Sì. Facciamo un'altra coppa. Perfetto. Andiamo a vedere cos'è che chiedeva di fare. Andiamo indietro. Indietro. Uccidi il negozio. No. Cos'è che aveva chiesto di fare? Aspetta. Cos'è che aveva? E ha chiesto di sbloccare al negozio. No. Qui. No. Personalizza. Vinili. Alfabeto. Strisce. Dove sono? Strisce. Ah. Sblocca, ok, quindi noi andiamo a farci un'altra coppa. Queste qua poi il resto li faremo. Ci andiamo a fare l'ultima coppa a Melbourne. Dove siamo in tanti. E poi ci possiamo salutare. Questo è un circuito molto 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 facilino. Sì. Partiamo anche in curva. Siamo anche avvantaggiati. Ed è molto difficile fare incidenti qui. E andare sul sicuro. Guarda, vedete? Guarda quanti incidenti già subito, guarda. Ora ho distrutto tutta la macchina. Però nonostante questo siamo sempre più forti. Porca miseria. Ho perso una marea di tempo qua. Ma abbiamo 3 giri, ce la possiamo fare. Tre giri possono sembrarci utili. Dai, abbiamo già recuperato. No, abbiamo già perso. Vieni qua, croato. Togliti, distrutta la macchina. Sto distruggendo la macchina nel vero senso della parola. Faccio un sorpasso all'interno. Sorpassa all'interno. Perfetta, perfetta. Questa era una delle curve perfette. Via, spostati. Spostati, grande.
Sorpasso all'interno, esterno. Andiamo a correre per il primo posto. Vai. Baccalà, mantecato, vieni qua. Ho distrutto la macchina. Dai, vieni in giapponese. Vieni che ti vengo a prendere. Dai, sei sempre più vicino, vieni. Dai, vieni qui. Non ti voglio fare del male. Vieni qui da me. Su, dai. Dai. Bastardo. Mi sa che la prima posizione qua, ragazzi, non ci sarà. Siamo positivo, ma la prima posizione qui sarà difficile. Molto difficile. Almeno che non facciano uno di quegli incidenti pazzeschi. Guido meglio col raffreddore che senza. Qua c'è lo svizzero. Potrei arrivare quarto, anche se non va bene. Venite qui. Dai, vieni qua. Fatto, superato anche questo. Dai, dai. Ah! Ciao, ho distrutto la macchina. Ho distrutto proprio la macchina. Ciao. Ciao, fatto sesto. Scherzavo, non è una gara difficile questa. Ho distrutto completamente la macchina. Completamente. Continua. Figurati. Bene ragazzi, per questo episodio può essere tutto. Noi ci rivediamo domani con un altro nuovo video. Penso di portarvi un episodio speciale con la mia ragazza di Funny Moments. Quindi, al prossimo episodio. Bene ragazzi, ciao.